Punti di vista ben ritrovati, ultima parte di questa nostra trasmissione. Per chi si fosse messo in collegamento con noi solamente in questo istante, la prima parte è dedicata ad un'intervista faccia a faccia con Patrizia Casagrande, la politica, l'amministrazione, insomma la gestione della cosa pubblica da parte della provincia di Ancona, con una parte finale molto particolare dedicata all'iniziativa degli ecopannolini. Nei nostri studi c'è stato un esperimento, come funzionano realmente gli ecopannolini. C'è stata una bimba, Eleonora, che salutiamo ancora, e che ci ha fatto vedere come funzionano gli ecopannolini. Non aggiungo altro. Seconda parte invece è dedicata ad uno spettacolo teatrale. C'era una volta un pescatore divenuto pescatore di uomini. Questo è il reframe di uno spettacolo teatrale, Pescatori appunto, che si terrà al Teatro Sperimentale di Ancona il 24 di aprile, con replica a Falconara, mi sembra il 29, se Il non 29 vado, aprile, sì, al cinema giovedì 20. Excelsior. L'ultima parte, ne abbiamo parlato in questa seconda parte, di quello che si può sentire, vivere attraverso questo spettacolo. Se non fossimo riusciti durante la parte precedente, adesso davvero cercheremo di portarvi sul palcoscenico, sulle rive del lago di Tiberiade, verrebbe quasi da dire, da dove quel pescatore umile divenne poi la prima pietra della chiesa come oggi la conosciamo. La domanda finale che spetta all'autore Ennio Lucchetti, che ringrazio ancora, e poi l'ultima Gabriele Toppi, regista e attore protagonista, e tra poco ne vedremo il perché, è come consigliare al pubblico la visione, anche se ne abbiamo già parlato, però in sintesi, in estrema sintesi, perché venire a vedere questo spettacolo? Perché? Lo posso fare in anconetano? Come vuole. Allora, venisci a vedere, perché lo spettacolo è bello un bel po'. Chi l'ha visto, gli è piaciuto. Costa poco, quindi anche chi ha il braccetto corto non fa un grosso sacrificio. È sabato sera e in più tutto quello che viene ricavato va in beneficenza ai poveretti d'Ancona, che ce n'è tanti e che bisogna che li aiutiamo. E questo era l'autore Ennio Lucchetti, autore di Pescatori nonché aiuto regista. Quello che invece resta ancora in sospeso è capire come questo personaggio, al di là della barba che calza perfettamente, come questo personaggio San Pietro, Gabriele Toppi, che è il regista e l'attore protagonista, se lo è sentito addosso. Intanto la ringrazio per questa sua presenza qui. Come se Grazie a l'è voi, grazie a sentito? voi. Ma alla prima lettura già il testo è fatto molto bene, quindi alla prima lettura già questo personaggio cominciava a nascere. Poi leggendolo, facendo le prove, cioè prendendo di nuovo confidenza con il dialetto, sono accorto che questo personaggio dentro cresceva. E piano piano, come si fa? Quando ti cominci a capire che dentro c'è qualcosa che spinge, e allora San Pietro eccolo, no? Scappava fuori piano piano, mano a mano che leggevamo, facevamo le prove, eccolo qui San Pietro. E allora mi sono trovato a fare San Pietro, a raccontarla così com'è andata, a parlare in dialetto, perché era la lingua semplice dei puretti. Io ero un ignorante, io Simo, un pescatore, ignorante un bel po', cosa volevo capire? Niente, mio fratello non sa fare no col culo di un bicchiere, e io cosa posso fare? Però mio fratello a un certo punto mi ha detto, vienimi dietro, andiamo a vedere, che può essere che li incontriamo. A chi? A costui, a quello che ha fatto vedere il cieco, no? E siamo andati giù il mare per vedere, ma lui non c'era. Ma però ci hanno detto che fra un par d'orette sarei arrivato. E allora dico, oh, intanto che aspettiamo, volemo provare a andare fuori a buttare giù le reti, vediamo se si può le pia qualcosa. Voi vede un guato, un sciuro, un rusciolo, niente. E ritorniamo a terra. Oh, è che talù. Prima ci famo due parole. E che parole. Poi mi guarda e mi fa, Simo, arriva fuori con la barca e ributta giù le reti. Dico, io l'ho buttata fuori a te, non ne ho preso niente, gli fago io. Lui mi guarda e mi fa, te fa quello che te dico io. Allora lì, oh, un po' per scommessa, un po' per curiosità, guardi, fago, vabbè, voglio vedere. Oh, non l'avessimo mai fatto. Le sepie, la paranzola, i palombi, le sfoglie, il merluzzo, oh, un buco in cavo abbiamo preso, roba da rompere le reti. Oh, c'era qualcosa, Filippo e Tommaso che ci guardavano dal lago con gli occhi da fuori, che ci hanno dovuti stridere come gli orsi per dire venisci a pià, che dammi a fondo gli altri, la rete, la barca e tutto. Era un accidente, io lì in quel momento non l'ho guardata più. Mi ha fatto figa i ginocchi, no? Sono cascato, buh, giù lungo per terra così. E io ho detto, signore mio,
non mi guardare, non mi toccare, che io mi vergogno di essere così piccolo e testo. E lui, come se niente fosse, ci guarda e ci fa venire dietro e vi farò pescatori di uomini. Sì, ma cosa vuol dire però pescatori di uomini? Ma come sarei di cosa vuol dire pescatori di uomini? Pescatori di uomini vuole dire pescatori di uomini. Che sarà meglio che io la domando quest'altra volta cosa vuol dire pescatori di uomini, perché mi pareva di aver capito. Pescatori, il 24 aprile, Teatro Sperimentale di Ancona. Punti di vista torna venerdì prossimo.